di tutta la filiera produttiva italiana. Basilare è poi lo scopo di questo decreto che oggi siamo chiamati a convertire in legge, cioè quello di legare ambiente e futuro produttivo. Dunque la strada intrapresa nei confronti dell'Ilva è quella giusta e prosegue sul percorso tracciato dalla conferenza di Parigi. È chiaro che molto dovrà essere fatto nei prossimi mesi, ma le misure contenute in questo decreto devono essere confermate nell'immediato dal Parlamento, posto che qualsiasi ritardo dell'azione statale ricadrebbe sulla popolazione che in quei territori vivono e lavorano. Alla luce di queste premesse esprimo quindi il voto favorevole della componente socialista al presente disegno di legge di conversione. Grazie Presidente. Ringrazio il deputato Pastorelli e adesso chiede di intervenire il deputato Ignazio Abrignani. Prego deputato. Grazie signora Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge numero 191 del 4 dicembre 2015 presentato dal Governo interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo Ilva allo scopo di armonizzare la tempistica del piano inerente alle procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma dei commissari con l'obiettivo di assicurare, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, una discontinuità rispetto alla precedente gestione. Noi di Alleanza Libera Popolare per Autonomie, come più volte sottolineato in questa Assemblea, ci siamo spesi per far sì che il processo di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva fossero sostenuti da norme di estrema trasparenza. In questo senso dobbiamo riconoscere che il lavoro svolto la settimana scorsa nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive, attraverso i recepimenti anche di alcuni emendamenti, ha migliorato notevolmente l'impianto originale del testo. Tra queste c'è da segnalare le disposizioni concernenti i lavoratori dello stabilimento Ilva di Genova Cornigliano e i parametri riguardanti le misure di sostegno per l'accesso al credito per le imprese creditrici di Ilva. Per questo ci auguriamo che il lavoro svolto fin qui non venga vanificato anteponendo gli aspetti puramente politici alla necessaria tutela della salute di migliaia di persone, oltre ovviamente alla salvaguardia dell'ambiente. Onorevoli colleghi, ci rendiamo perfettamente conto che la norma si rende necessaria al fine di sancire l'inderogabilità della tempestiva riallocazione sul mercato dei complessi aziendali di Ilva ai fini della definizione di una sua prospettiva di stabilità industriale, finanziaria e gestionale. Tuttavia sarà fondamentale anche garantire che il processo di trasferimento dei complessi aziendali non pregiudichi in alcun modo il mantenimento dei livelli occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori operanti presso l'azienda. Noi riteniamo infatti che l'industria dell'acciaio rappresenti una parte rilevante del sistema industriale e dell'economia del Paese. Parimenti strategica appare pertanto l'Ilva stessa, relativamente alla quale bisogna perseguire l'obiettivo della operatività degli stabilimenti e della compatibilità ambientale delle produzioni, unitamente alla tutela dei diritti e alla salute dei cittadini di Taranto. Il perseguimento di questi due obiettivi non può renderci indifferenti nell'intervenire su una vicenda complessa da un punto di vista industriale, ambientale ed occupazionale e, come evidenti, con implicazioni finanziarie e normative internazionali. Altro punto importante sarà pertanto quello di individuare un acquirente per il gruppo e in questo senso riteniamo che la scelta di procedere alle manifestazioni di interesse già dal mese di gennaio di 2016 sia l'unica percorribile dal momento che sarà importante comprendere i criteri e le modalità di cui dovrà essere improntata la vendita del gruppo nei successivi 5 mesi. Pensiamo infatti che sull'individuazione di un soggetto solido e adeguato si gioca il futuro della siderurgia italiana e di un presidio industriale fondamentale per il Mezzogiorno e per l'intero Paese. Per questi motivi riteniamo che successivamente al bando sarà necessario udire nelle commissioni referenti il Ministro, i commissari, gli amministratori locali e tutte le istituzioni che avranno seguito l'iter della cessione del gruppo industriale. Il nostro ruolo sarà quello di vigilare affinché sviluppo economico e tutela dell'ambiente possano andare di pari passo, con l'unico obiettivo di risolvere questa grave situazione che affligge il territorio tarantino ormai da moltissimi anni. Il decreto, certamente, e tutti gli atti successivi non risolveranno tutti i problemi, ma garantiscono continuità produttiva e occupazione in un settore strategico per il nostro Paese. E per questi motivi noi di ALA voteremo favorevolmente a questo provvedimento. Grazie. La ringrazio, deputato. E adesso chiede di intervenire l'onorevole Luca Pastorino. Prego, ne ha facoltà.
Grazie Presidente. Io ho chiesto di poter intervenire in dichiarazione di voto su questo decreto ILVA, anche in ragione del difficile momento che sta vivendo la città di Genova, le lavoratrici e lavoratori dello stabilimento di Genova Cornigliano, che sono 1.700. Loro, come tanti altri, in un'Italia legati da incognite enormi circa il proprio futuro. E parto da qui per fare poche considerazioni. La prima riguarda l'assenza di una visione strategica, laddove la politica industriale del Paese e la sicurezza lavorativa ed economica di migliaia di persone e delle loro famiglie meriterebbero lo sforzo da parte delle istituzioni di sviluppare un pensiero minimamente più articolato. Non è possibile infatti inseguire un'emergenza dietro l'altra, con un continuo accavallarsi di azioni confuse